Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Mr. Mario e oggi siamo qui con la top 5 dei personaggi più piaciuti di Demon Slayer. Attenzione, se non avete visto almeno la prima stagione dell'anime, questo video conterrà molti spoiler. Non parlerò delle parti più avanzate del manga, dato che le posizioni sono state scelte pochi capitoli dopo la fine dell'anime. Questa top è stata stilata seguendo un sondaggio fatto da Goto Uge durante la pubblicazione del manga, nella quale più di 25.000 persone hanno votato e hanno deciso i migliori personaggi. Detto questo, possiamo iniziare. Alla numero 5, Inosuke. Kedamono no kokyu, shichi no kata, kūkan shikaku. Con 1977 voti, troviamo al quinto posto Inosuke Hashibira, un ammazzademoni molto inusuale, nonché uno dei protagonisti dell'opera. Facciamo la sua conoscenza durante l'arco narrativo della casa di Suzumi. Zenitsu, perso nel labirinto della casa, è il primo a incontrarlo, ma lo scambia per un demone per colpa della sua testa da cinghiale, che cerca di indossare sempre per nascondere il suo volto, che sorprendentemente è molto bello, ma gli dona un aspetto femminile. Inosuke si presenta estremamente sicuro di sé, al punto di credersi il più forte in ogni situazione, motivo per cui cerca sempre la sfida con gli altri, e certe volte si caccia in pericoli che potrebbe benissimo evitare. È anche molto irascibile, il che si nota ogni volta che finisce per litigare con Zenitsu. Tende anche a storpiare i nomi di tutti quanti, il che dà fastidio soprattutto a Tanjiro. Kamaboko Gonpachiro! Omae ni katsu! Sai nanda sore wa! Omae da! Cresciuto da dei cinghiali, Inosuke è quasi del tutto estraneo alle usanze e alle emozioni umane. Infatti, al primo incontro è sembrato anche molto crudele, ma pian piano, nel corso della storia, inizia anche lui a provare ciò che provano gli altri. Crescere tra i cinghiali non è stato del tutto negativo per lui, dato che, diventato spadaccino, ha creato il proprio respiro, ovvero quello della zanna. Oltre alle sue normali abilità, quali una resistenza fuori dal comune e un'elasticità corporea sovrumana, con le sue tecniche, le zanne, Inosuke è davvero molto potente. Le zanne sono tutte diversi tipi di attacchi fisici violenti, ma la settima, la cognizione spaziale, gli permette di trovare un nemico nel raggio di decine di metri solo percependo dei piccoli spostamenti nell'aria. Le sue armi sono ancora più pittoresche, due spade Nikirin modellate con una roccia per dargli un taglio frastagliato, il che però le rende più fragili. Insomma, seppur un po' selvaggio, Inosuke è di sicuro un valido ammazzademoni e insieme ai suoi compagni farà di certo molta strada. Alla numero 4, Tomio Kagiyo. Zen Shuchu, Mizu no Kokyu, 11 no Kata, Nagi. 11 no Kata? 11 no Kata ga nan da tte iu nda? Con 2190 voti, al quarto posto si piazza Tomio Kagiyo, abile ammazzademoni e pilastro dell'acqua. Lo vediamo per la prima volta all'inizio dell'opera, intento inizialmente ad uccidere Nezuko, diventata un demone. Ma accorgendosi che lei ha smesso di attaccare gli umani, decide di mandare Tanjiro a diventare un ammazzademoni, e in un certo senso è lui a dare il via all'avventura. Tomio, che è un tipo molto riservato, tende a parlare il meno possibile per dare spazio all'azione e a non esternare le sue emozioni. Tra i pilastri ha un rapporto di amicizia solo con Kocho Shinobu, pilastro degli insetti, la quale lo stuzzica sempre. Grazie a lei scopriamo anche che Tomioka non è molto popolare tra i pilastri, e a vederlo lui ci rimane anche abbastanza male. A loro due è anche dedicato uno dei soli due spin-off di Demon Slayer, ovvero un capitolo speciale di 100 pagine ambientato nel periodo di allenamento di Tanjiro, nel quale i due ammazzademoni indagano su degli strani omicidi. Essendo nel pilastro, Tomioka ha una padronanza perfetta della respirazione dell'acqua. Ha infatti creato un kata tutto suo, ovvero calma piatta, che lo rende immune a tutti i tipi di attacchi deflettendoli, a patto che rimanga immobile. La sua arma è una normale Nikirin, ma con l'unica differenza che, essendo un pilastro, Tomioka ha potuto fargli incidere sopra una scritta. Spada sterminatrice di demoni malvagi nella traduzione del manga, morte ai demoni malvagi nella traduzione dell'anime.
In questa prima stagione non si è visto molto, ma per quel che abbiamo visto possiamo dire che è di certo differente dagli altri pilastri, andando incontro persino agli altri ammazzademoni pur di difendere Nezuko e Tanjiro, e di certo più avanti lo rivedremo in azione insieme agli altri spadaccini. Alla numero 3, Nezuko. Con 3.319 voti, al terzo posto troviamo Nezuko Kamado, demone singolare nonché sorella di Tanjiro, il protagonista. La incontriamo per la prima volta nel primo capitolo, da buona sorella che si prende cura della sua famiglia. Dopo l'attacco di Muzan, però, viene trasformata in un demone, ma suo fratello riesce a farle scattare qualcosa, rendendola diversa, in quanto non attacca né mangia gli uomini, dato che li scambia per membri della sua famiglia. Per quanto l'abbiamo vista in questa stagione, non conosciamo molto bene il suo carattere, ma possiamo capire che da umana era molto gentile e premurosa, infatti ha rischiato la vita per difendere i suoi fratelli e le sue sorelle. Da demone, invece, la vediamo sempre obbedire al fratello e difenderlo appena lui si trova in difficoltà. Le uniche volte nelle quali sentiamo la sua voce sono purtroppo tre: all'inizio dell'opera, durante lo scontro con Rui e infine durante il processo a Tanjiro. Vediamo però che lo spirito di sua madre è sempre in contatto con lei e cerca di darle coraggio. Essendo un demone, Nezuko ha bisogno di ripararsi durante il giorno nei viaggi con Tanjiro. Per questo, passa il tempo in una cassa costruita apposta per contenerla. Il motivo per il quale riesce a entrare senza problemi nella scatola è che può cambiare dimensione. Infatti Nezuko ha l'abilità di rimpicciolirsi o ingrandirsi a seconda delle situazioni. In quanto alle abilità, Nezuko ha resistenza e forza migliorate, è un fattore di guarigione ottimo considerando che non mangia mai. Come molti altri demoni, Nezuko possiede un'abilità vampirica, ovvero sangue esplosivo, che le permette di incendiare il suo sangue, formando fiamme avvolgenti e letali. Una cosa che possiamo ben notare è la sua costanza, perché anche se messa alla prova davanti al sangue del pilastro del vento Shinazugawa, lei ha deciso di rifiutare di berlo, cosa che rende chiara la sua volontà di restare fedele a Tanjiro. Sicuramente più avanti la rivedremo in azione, a fianco a suo fratello, nella lotta contro i demoni. Alla numero 2, Zenitsu. Con 4.299 voti, il secondo posto è di Zenitsu Agatsuma, spadaccino ammazzademoni piuttosto fifone ma con un lato nascosto. Lo incontriamo per la prima volta all'inizio della seconda missione di Tanjiro, salvo una piccola apparizione alla fine dell'esame finale. Lo vediamo trattenere una povera ragazza qualunque per chiederle disperatamente di sposarlo, così da sottrarsi al suo incarico di ammazzademoni. Da questo si deduce che tipo è. Infatti, Zenitsu è un tipo molto ma molto pavido, alla vista di un qualunque demone impazzisce dalla paura. La cosa interessante però è che quando Zenitsu cede al terrore più completo, sviene, lasciando spazio ad un lato di lui inaspettato. Infatti, all'improvviso Zenitsu diventa freddo e senza esitazione, eseguendo fulmineamente alla perfezione il suo kata. Una volta sconfitto il nemico però, si risveglia e torna ad essere quello di sempre. Zenitsu ha un particolare interesse per le ragazze, e in particolare per Nezuko, disinteressato del fatto che sia un demone. Zenitsu però è molto fedele ai suoi amici. Lo vediamo infatti proteggere ad ogni costo la cassa di Tanjiro, pur sapendo che dentro c'è un demone. Purtroppo ha anche una bassa autostima, al punto di considerarsi un inetto in tutto. Allenato dall'ex pilastro del fulmine, Jigoro Kuwajima, Zenitsu ha imparato una sola delle sei tecniche della respirazione del fulmine, ma l'ha affinata fino ad eseguirla egregiamente. L'unico kata che riesce ad eseguire è il primo, lampo improvviso, che consiste nello scattare velocemente e mirare a decapitare il demone senza possibilità di risposta da parte sua. Come gli altri ammazzademoni, anche lui utilizza una normale Nichirin. Zenitsu possiede inoltre un udito super sviluppato, capace di percepire il più minuscolo di rumori, aiutandolo in battaglia. Inizialmente Zenitsu aveva i capelli neri, ma dopo essere stato colpito da un fulmine, il loro colore è cambiato in quello che conosciamo ora. Di sicuro nelle prossime stagioni potremo assistere ad altri suoi combattimenti, al fianco dei suoi compagni. Alla numero 1, Tanjiro. Yeah!
しないと。今ここで倒すんだ。たとえ相打ちになったとしても。Con 6.742 voti, in cima al podio troviamo Tanjiro Kamado, l'ammazzademoni protagonista della storia. Lo incontriamo per la prima volta da gentile carbonaio, dedito a portare il pane a casa per la sua famiglia. Dopo l'attacco di Muzan, la sua famiglia è stata massacrata, e l'unica sopravvissuta è sua sorella Nezuko, ormai diventata un demone. In quel momento, giura di trovare il colpevole dello sterminio della sua famiglia e vendicarla, e giura di riuscire a trovare una cura per Nezuko. Tanjiro è un tipo molto gentile e disponibile, che si preoccupa persino per uno sconosciuto, ed è pronto a rischiare la vita per difendere chi ne ha bisogno. Nasconde però uno spirito combattivo indomabile, che lo spinge al di là dei suoi limiti per affrontare i suoi nemici. Indossa sempre degli orecchini a Nafuda, tramandati nella sua famiglia da generazioni, e ha una cicatrice sulla testa, che però cambia durante l'arco dell'esame finale. Ma per sapere perché, si dovrà aspettare almeno fino alla seconda stagione. Una caratteristica unica di Tanjiro è che prova compassione per i demoni, non considerandoli mostri malvagi, ma creature tristi per le quali prova pietà. Creature che si odiano per ciò che fanno e che una volta erano umane, proprio come lui. Per questo quando sconfigge un demone, lo consola e gli mette l'anima in pace prima di morire. Allenato per 2 anni da Sakonji Urokodaki, ex pilastro dell'acqua, Tanjiro ha imparato ad usare il respiro dell'acqua, ma col tempo ha iniziato ad utilizzare la danza dell'Inokami, un respiro basato su una danza tradizionale della famiglia Kamado, ma di cui purtroppo nessuno sa nulla, nemmeno Kyojuro Rengoku, pilastro della fiamma, che utilizza una tecnica alla quale la danza dell'Inokami potrebbe essere accostata, anche se diverse. Durante il suo allenamento, Tanjiro ha imparato anche la respirazione della concentrazione assoluta, che velocizza il battito cardiaco e la circolazione del sangue, permettendo allo spadaccino di combattere per un po' con la forza di un demone, ma all'interruzione della tecnica si sentono le conseguenze del suo uso. Tanjiro in battaglia impugna una normale Nikilin, ma di colore nero, e a detta di Urokodaki è un colore molto raro per una spada. Tanjiro possiede un olfatto sensibilissimo, in grado di percepire e distinguere gli odori di cose e persone a centinaia di metri di distanza. Infatti, grazie alla sua abilità riesce a trovare e a tracciare Muzan in città. Questa abilità gli permette anche di vedere un filo immaginario, che conduce la sua spada fino ad un punto scoperto dal nemico in cui colpire. Nei prossimi mesi rivedremo Tanjiro in azione insieme agli altri e assisteremo alla sua avanzata per sconfiggere Muzan e curare sua sorella. Ragazzi, questa era la top 5 dei personaggi più piaciuti di Demon Slayer. Siete d'accordo con questa top? Commentate con i vostri pensieri e i vostri 5 personaggi preferiti. In realtà esiste un altro sondaggio, ma è stato fatto molto più avanti nel manga e conterrebbe molti spoiler, quindi lo tratterrò a tempo debito. Purtroppo possiamo solo aspettare, dato che il film di Demon Slayer, Mugen Train, campione di incassi assoluto in Giappone, arriverà in Italia in data indefinita. Avendo letto il manga, posso solo assicurarvi che sarà spettacolare e pieno di emozioni. Detto questo, il video è terminato. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi!